posso fare una domanda? Scusi, lei per caso è un tifoso genuano? Me l'ha detto uno per strada vedendomi con la sciarpina del Genoa. Ma hai preso per matto, c'è risposto. Ma no, a me del calcio non me ne frega niente, lo stadio, troppo casino. A me non mi piace il casino. Tutta la gente una sull'altra che urla come quando c'era il G8. Me lo sono stato così in casa. C'erano quelli che rompevano i cassonetti di l'aria mentre poi ci davano fuochi. Come quelle dei semafori. E va un po' da uno dei semafori e ci dici, ma è meglio che lei se ne stia un po' qua o vuole andare a un posto fisso? Secondo te cosa ti risponde? Dietro, pim pum pam, pistolettate! Fermati o sparo! Sì, Diego! Cazzo, che mi fermo! Che a un certo punto l'ho messo incappato in uno scalino scamorato, ci ho preso una faccia da pretana, me la ricordo ancora adesso. Che menata! Che menata! Pronto? Ma no, ce l'ho già detto. Ce l'ho già... Sono suo figlio. Ma non c'è mio papà, insomma, è tutto meno che stare qua. Non è che nel mio quartiere mi trovo male, anzi, però... Poi ho toccato la biondina e mi hanno bello che ho importato. Però dopo un po' ho cercato di nuovo di andarmene via. Ho cercato di navigare. Incontro un mio amico per strada che mi fa, oh, Sauro, è perché non te ne vieni un po' con me su una nave? C'è libero un posto da Monzo. Da Monzo? Da Monzo! E a un certo punto lei tira fuori dalla borsetta la rosa e me la dà. Sono rimasto lì così, seduto. Non ho mica detto niente, neanche lei. Abbiamo finito di mangiare, ognuno ha pagato la sua parte. Poi quasi vergognandosi di quel pasto è andata via senza fermarsi. Ho fissato a lungo quella scatoletta al riso. Io col pesce avevamo qualcosa in comune per ragioni diverse, ma per lo stesso motivo la sopravvivenza. Tutte e due avevamo percorso miglia, miglia di mare, eravamo finiti in una scatoletta. Fuggire dall'inferno per trovare un altro inferno. I miei carnefici non sono stati altrettanto bravi nel preparare la camera della morte per la mattanza. La seconda volta vi porranno certamente più cura, eh? I coltelli saranno affilati meglio, coltelli per sventrare, dissanguare come quelli che usano nelle tonnare. Com'è possibile? Sono 5 mesi che lo cerco, 5 mesi di ferie. Dov'è mio fratello? Che fine ha fatto? Noi non sappiamo niente proprio, quest'altro numero mi ha chiuso una voce. Pronto, sono la sorella di Amal. Avrei bisogno di parlargli, non è lì. Mi avevano detto che l'avrei trovata a questo numero, ma ne è sicuro, lavora sempre da voi. Perché sono 5 mesi che non riesco ad avere più sue notizie. Dov'è mio fratello? Pronto, pronto! Nabil, 30 anni, attore. Morto nel 1994. Tre colpi di pistola alla nuca. Omar, 18 anni, attore. Morto nel 1994. Finalmente un po' d'aria, torno a respirare. Sto anche incominciando ad imparare qualche parola d'italiano. In fondo sono 3 anni che vivo qui in questa città. Da noi si dice, dove mangi lì il tuo paese? Verso le 5 di stamattina Lea si aggrava. Il medico dice all'infermiera di mandare a chiamare Maria perché ormai va meglio sdocciole. L'infermiera chiama e Maria si precipita all'ospedale alle 6 del mattino, tutta spettinata, mezzo vestita, mezzo ancora in pigiama, va nella camera di Lea. Verso le 9 sono sceso giù al bar che ci sta sotto l'ospedale. Volevo fare colazione. Sapete, professore, come piace a me, no? Il caffè e latte nel bicchiere di vetro con tanta schiuma e cornetto. Abbiamo anche le ragazze dell'associazione qua sotto che vengono a farci un po' di compagnia. A parlarci un po'. Si chiamano assistenti. Non assistenti sociali, assistenti e basta. E quelle sì che ci vogliono per noi, simpatiche, gentili. Vengono a casa nostra e poi pure loro si divertono con lei. Eh sì! Tira tutto col vino bianco e vai con l'acqua delle vongole. Un pezzettino di peperoncino fresco, spaghetti numero 7 e te ne voli in paradiso, con rispetto parlando. Su, ve lo ricordate? Buongiorno, siamo 2 ispettrici dell'Inps e vorremmo controllare le sue ricevute, sa? C'è stato un errore. Oh, stregheta, mi sta cominciando a girare la testa. Potremmo entrare un momento così mi siedo un attimo? Figurati, quelle la volevano fottere a Lea. Un amore puro, e da questo punto di vista il nostro è stato impuro. Voi eravate in cielo e noi eravamo un po' via a terra. No, è durato un anno e al professore non ce l'ho mai detto perché so che si dispiacerebbe. Cara Lea, per la tua voce, per la musica delle tue giornate ho scritto quest'aria, che è già cantata.